I numeri fanno rabbrividire. In 5 anni sono praticamente raddoppiate le persone povere, quelle che rischiano di diventarlo, quelle che vivono in case sovraffollate e quelle che stanno in famiglie dove nessuno percepisce reddito, in Umbria come nel resto d'Italia. Oggi mediamente ogni umbro si ritrova in tasca 250 euro al mese in meno rispetto al 2008. I numeri fanno venire i brividi dunque, ma c'è chi non si arrende, si organizza, produce e lotta anche, e lavora affinché i numeri che sono oggi al centro dell'economia vengano sostituiti dalle persone e dai territori, anche per migliorarli quei numeri, che sono diventati da brivido proprio perché li abbiamo deificati in maniera cieca. Si potrebbe partire da qui, da quando chi si trovava in condizioni di difficoltà capì che l'unico modo per uscirne era mettersi insieme, tessere fili tra sé e l'altro uguale a sé, costruire un nuovo modo di stare insieme per stare meglio tutti. Sono nate queste società, sono sviluppate in tutto il paese e hanno avuto come scopo quello appunto di assistere l'operaio o lo stesso artigiano che si ammalava o si infortunava, perché capitava anche questo, e in quei giorni che non poteva lavorare interveniva la società operaia del mutuo soccorso, appunto. Nasce lì lo Stato sociale, quello che oggi, secondo una visione grettamente ragionieristica, non potremmo più permetterci. Eppure alla fine dell'Ottocento semplici persone che lavoravano riuscirono a farlo germogliare auto-organizzandosi e tassandosi per assistersi. E oggi la Società di Mutuo Soccorso di Perugia, nata nel 1861, ha ancora la proprietà di questo bel palazzo nel centro della città. Questo perché le risorse sono sempre state finalizzate allo scopo, assistersi gli uni con gli altri. Mai è avvenuto che l'arricchimento dell'organizzazione diventasse fine a se stesso. Non tutto però ha funzionato bene come le società di mutuo soccorso e forse occorrerebbe guardare un po' all'indietro per tornare a camminare avanti. Per cui noi vorremmo, come dire, aprire un fronte nuovo che poi è quello vecchio, nel senso di andare a vedere dove ci sono casi di estrema necessità, poter intervenire anche con i nostri fondi, quei pochi che abbiamo a disposizione, sia nel campo dell'assistenza, ma sia soprattutto nel campo della formazione e nella creazione di nuove attività che permettano poi al giovane di sostentarsi da solo, di crearsi un futuro, perché poi noi non crediamo che l'assistenza sia un fatto positivo, l'assistenza è un fatto negativo, perché quando intervieni con l'assistenza si vede che c'è qualcosa che non funziona a monte. È vero, l'assistenza è il sintomo di qualcosa che non va, ma può anch'essa farsi altro, allontanarsi dalla carità pura e semplice, diventare strumento di possibile riscatto in una crisi che pare senza fine e che però sta facendo attivare pratiche nuove. Prima davamo il sacchettino con quelle poche cose che arrivavano e una persona era costretta a prendere quello che invece qui entra, è libero di scegliere ciò che vuole e fa la spesa tranquillamente, come in un comune supermercato con una tesserina caricata a punti. Dal sacchettino elemosinato a un vero e proprio supermercato dove si ha diritto di fare la spesa con la tessera a punti se si ha un reddito sotto una certa soglia. Emporio Solidale l'hanno chiamato. Ce ne sono 3 in Umbria, a Perugia, a Foligno e questo a Città di Castello, che in 2 anni ha ampliato il raggio d'azione da 350 a 650 famiglie, a testimoniare quanto di quell'assistenza fatta bene ci fosse bisogno. E abbiamo esteso il territorio, nel senso noi diciamo da San Giustino comprendiamo 8 comuni e da San Giustino a Umbertide. Pratiche nuove, si diceva, perché dietro agli empori solidali c'è una vera e propria rete.
Nell'Alto Tevere, 8 comuni hanno investito lì le risorse che prima venivano erogate in buoni mensa. E poi ci sono aziende che offrono i loro prodotti, supermercati che invece di buttarle regalano le merci scadenza ma pienamente commestibili, volontari e lavoratori felici. Guarda, io sono una delle poche fortunate, penso, ad avere un lavoro che gli piace, quindi lo fa non solo per lo stipendio, ma proprio per passione, quando puoi aiutare una persona, io dico sempre che l'Emporio è una sorta di grande famiglia, nel senso c'è anche chi viene magari a scambiare quattro chiacchiere. Ma c'è anche dell'altro dietro agli empori. C'è la produzione di beni che vanno su quegli scaffali. E anche stavolta si apre un mondo nuovo. Qui siamo a Foligno. Alle porte della città ci sono 4 ettari di terra da cui l'Emporio Solidale Cittadino trae alcuni dei prodotti da portare in quei supermercati solidali. All'inizio c'erano i volontari che si occupavano un po' di questo terreno, no? È partito anche piano piano, ha fatto degli step. È partito con dei volontari, sempre con l'idea di produrre per l'Emporio e per la mensa. E poi piano piano però si è visto che forse il progetto aveva bisogno di prendere, di salire di gradino, di fare un po' di più. Quindi magari i volontari non bastavano più. E il progetto prende piede, animandosi di vita propria. Ora ci sono 2 persone stabilmente al lavoro su quella terra. A loro si aggiungono altri a seconda della necessità e delle stagioni. Anche magari chi ha bisogno di assistenza che ricambia lavorando. Più dignità per raggiungere più benessere. E non finisce qui, perché il progetto cresce e lo fa assecondando la natura, non i numeri. L'organismo fattoria, l'organismo orto ha bisogno di chiudere un po' il ciclo, no? Quindi l'idea era quella di dire proviamo a inserire anche gli animali nell'organismo dell'orto. E sono arrivati i somarelli, sono arrivate le caprette. Il passetto in più poi è stato quello anche di dire oltre a un'economia tutta interna e che verte alla produzione, può esserci anche un altro tipo di economia che è quello con scopo didattico, diciamo, quindi utilizzare gli animali e le ortive, trasformarci in fattoria didattica. La sostenibilità spiegata anche a chi non la vuol capire. È che l'agricoltura si presta meglio di ogni altro campo a far capire come occorre ribaltare la dittatura dei numeri se si vuol cercare davvero il benessere. Bisogna sempre quello del prendersi un po' cura. Quindi della terra, delle verdure, ma anche un po' delle persone, che non sono solo quelle che comprano la verdura che tu produci e la mangiano e se tu la produci che è buona e che è sana, in qualche modo ti prendi cura anche di loro, no? Oltre che del territorio. Prendersene cura e riappropriarsene della terra, fattore fondamentale per riattivare circuiti di economia territoriale ed evitare di farsi fagocitare dalla bulimia del produrre a tutti i costi per vendere a tutti i costi. C'è un movimento, insomma, che non buca il video dei media tradizionali, ma che lavora quotidianamente per la riappropriazione della terra e con essa del proprio destino di comunità. E produce beni e reddito, costruisce economie di territorio, appunto, e si presenta come alternativa possibile. Dalla terra è possibile ricostruire tutta una serie di relazioni che vanno dalle relazioni all'ecosistema, alle relazioni sociali e economiche, che in una certa maniera possiamo cercare di costruire altre, sia anche nella stessa relazione di vendita, che è sempre una relazione economica, però attraverso diciamo, la coproduzione, quindi nuove forme di collaborazione tra chi sta in città e chi sta in campagna. Possiamo cercare di costruire nuove relazioni. Ecco, la terra al centro di un nuovo rapporto non solo con chi la coltiva, ma tra città e campagna. Anche in questo caso il concetto è di una comprensibilità disarmante, perché segue la linearità della natura invece di sottomettersi alla dittatura dei numeri. Basta ascoltarlo. Il tentativo e il desiderio di costruire una sovranità alimentare, cioè costruire una produzione, una distribuzione di cibo legata appunto al territorio e alla gente che vi vive. Noi in tutta Italia stiamo portando avanti una rete dal basso che cerca appunto di costruire mercati contadini nelle città, spesso in quartieri popolari per portare il cibo buono anche nei quartieri popolari dove invece il cibo spesso è il cibo dei discount. Eppure, nonostante la comprensibilità del messaggio, occorre battersi per imporre la linearità della natura. Facendo normative severissime sulla trasformazione si costringe a un volume di investimenti, realtà piccole che o non li fanno e chiudono prima, oppure se li fanno poi non riusciranno mai diciamo, ad adempiere a questi investimenti. Terra come alternativa alla dittatura dei numeri e delle burocrazie, terra come riconquista di tempi naturali, ma anche terra preziosa non solo per produrre bene e produrli bene, se lo si vuole,
ma che riabilita, rende più liberi. La cooperativa non a caso è una cooperativa agricola e sociale, è una cooperativa di tipo B, quindi è una cooperativa che inserisce al lavoro soggetti svantaggiati. Abbiamo pensato all'agricoltura perché riteniamo che l'agricoltura, da un punto di vista diciamo socio-riabilitativo, sia assolutamente un'attività interessante. Un ettaro di terra e un uliveto alle pendici della Rupe di Orvieto, soggetti da riscattare e prodotti in vendita per uno scopo che nella sua essenza è sociale. Anche in questo caso c'è un ribaltamento, non l'impresa in sé al centro, ma l'impresa come strumento per far crescere le persone che vi lavorano. Far crescere l'azienda, ammodernarla e quindi per fare in modo che si possa passare da un livello, diciamo, tra virgolette amatoriale, a un livello un pochino più, diciamo, alto di impresa agricola vera e propria. Ecco perché della terra e dei suoi cicli è importante riappropriarsi. Ed ecco perché c'è chi è disposto a lottare per farlo, come succede nella tenuta di Caicocci, nelle montagne sopra Umbertide, dove decine di persone si battono da mesi perché 300 ettari di terreno demaniale messi in vendita dalla regione possano essere invece gestiti socialmente. Non è giusto che ci sono delle persone che vorrebbero, cioè, ritornare a un'agricoltura contadina, cioè, sviluppando un'economia locale del cibo, non possano farlo per mancanza di fondi. Il comitato di Caicocci, insomma, con la sua lotta, con l'occupazione dei 300 ettari di terreno demaniale, mette il dito nella piaga, che è costituita da un lato dalla necessità di terra per avviare, come abbiamo visto, una molteplicità di percorsi alternativi a quelli che ci hanno portato dritti nella crisi in cui ci troviamo, e dall'altro da una indisponibilità di materia prima, nonostante di terra ce ne sia, come in questo caso. Questo è un terreno di tutti e non è giusto che venga privatizzato o dato in gestione a dei privati per un profitto, cioè, puramente privato. Ci sono gli spazi e anche la volontà di allargare il più possibile tutto, cioè la nostra idea è quello di farlo in modo orizzontale, cioè autogestito, e creare un luogo veramente dove si inizia un altro modo di vita rispetto a quello che è tutto il sistema che ci abbiamo intorno e che vediamo che sta, cioè, affondando. Ci sono terre per le quali lottare e ci sono terre che vanno invece tolte a chi, pur essendone il proprietario legale, non è legittimato a possederle. Libera, l'associazione cui ha dato vita Don Ciotti, monitora in Umbria i beni sequestrati alle mafie. Ce ne sono 30 in questa regione, conosciuta come il cuore verde d'Italia, ma solo uno finora è stato provvisoriamente dato in uso pubblico, sociale. Era dei Di Stefano, potente famiglia dell'Andrangheta calabrese. Si trova a Pietralunga. Anche in questo caso occorre salire in montagna. L'estate scorsa, grazie ai volontari di Libera e ai ragazzi che sono venuti qui da tutta Italia per i campi estivi, c'è stato il primo raccolto di patate, che sono poi state vendute alla Marcia della Pace Perugia Assisi. Una vittoria. Anche in questo caso una realtà che si batte perché le cose non siano solo messe a profitto, ma si ricorra ad altro per creare benessere vero. Perché? L'idea è quella che un riutilizzo sociale dà un segnale molto importante anche dal punto di vista etico. Noi, riutilizzando i beni confiscati ai boss di turno, che siano camorristi, andranghetisti mafiosi di vario genere, dimostriamo che dà un qualcosa di estremamente negativo. È possibile costruire, edificare un qualcosa di nuovo, di positivo e soprattutto delle realtà che possano dare lavoro a persone oneste. Eppure stavolta, nonostante la linearità del messaggio, è stato necessario battersi contro delle illogicità, sovvertire l'ordine così come si presentava. Quello che succedeva prima del 96, prima che venisse modificata la legge, quindi che prevedeva un riutilizzo sociale dei beni, era che questi beni venivano confiscati, tornavano in proprietà dello Stato e nella stragrande maggioranza dei casi lo Stato non riusciva a riconvertire queste attività. E lì passava un messaggio molto negativo, per cui fino a che c'erano i boss l'azienda era florida, oppure fino a che c'erano i boss i campi rendevano. Una volta che queste
beni sono tornati allo Stato, è andato tutto in malora. Invece il futuro del terreno che fu dei Di Stefano dovrà essere diverso. Questa è una azienda agricola, quindi sono quasi 100 ettari tra bosco e campi. Quello che si potrà fare qua sarà un'azienda appunto di tipo agrituristico e anche creare un'attività ricettiva che venga inserita in un circuito di turismo sostenibile e turismo critico. Per il riutilizzo sociale dei 100 ettari dell'ex tenuta Di Stefano di Pietralunga occorrerà però battersi ancora. Pare una condanna. Questo bene non può essere ancora riassegnato, visto che è stato confiscato ad un'azienda e quindi bisogna aspettare che l'iter fallimentare dell'azienda finisca. Ribaltare le logiche imperanti che poi non sono logiche, le dittature ragionieristiche. Sembra essere questo il minimo comune denominatore di cooperative, piccoli produttori, associazioni e di chiunque tenta insomma di ribadire che il benessere che ci viene spacciato a volte è fittizio, nasconde sfruttamento delle persone e delle risorse, produce esclusione, che occorre sperimentare altro. E se c'è qualcuno che è un ribaltatore per eccellenza, quello è il movimento del commercio ecosolidale, che punta a cambiare le regole degli scambi mondiali. Il commercio ecosolidale è una forma alternativa di cooperazione con il sud del mondo. Cerchiamo di aiutare le persone che vivono in Africa, in Asia, in America Latina, aggregati in piccole cooperative di produttori attraverso il commercio dei prodotti del loro lavoro. Ecco, già che ci sia bisogno di aiutare qualcuno a vivere del proprio lavoro è una dimostrazione lampante di come il ribaltamento è necessario. Ovviamente tutto viene realizzato senza sfruttamento del lavoro, ma di più attraverso questo commercio riusciamo a promuovere il benessere e la qualità della vita delle famiglie anche dei produttori. Ma il commercio ecosolidale vive qui, nelle nostre città. Monimbo, ad esempio, ha punti vendita a Perugia, Terni e Foligno e altre realtà sono disseminate in tutti i centri più importanti della regione. Ovviamente noi siamo anche un punto di riferimento per le comunità in cui viviamo, perché le botteghe sono luoghi accoglienti, sono luoghi in cui si creano relazioni positive e in cui crescono e si realizzano progetti che vanno al di là anche del commercio, che possono essere progetti di cooperazione ma anche progetti per reti sociali del territorio. E anche qui si va al di là della conta del dare e dell'avere. Valentina lo spiega bene come il benessere non sia solo una questione di numeri, ma semmai anche una questione di numeri. Quando si sceglie di realizzare un progetto, qualsiasi sia il progetto che si realizza, la cosa che una persona vuole di più è che quel progetto venga portato a termine e sia positivo. Per me all'inizio non è stato soltanto aiutare gli altri, ma è stata anche una forma di realizzazione di me stessa, al di là del lavoro e al di là dei compensi. Dalla società di mutuo soccorso agli occupanti di Caicocci, dagli empori solidali ai piccoli produttori agricoli, da Libera al commercio ecosolidale. Queste esperienze ci dicono che per sovvertire la dittatura dei numeri che ci ha portati fin qui occorre intraprendere altri percorsi, che il benessere è diverso da come spesso ci appare e che per conquistarlo occorre immaginare cose dove ora non c'è niente, rimettendo le persone al centro.